L'artista si è raccontata in una lunga intervista concessa al settimanale Vero, spiegando perché si è presa una pausa dalla musica. Sì, a Vero Lume Cecilia Cipressi resta una delle interpreti più brave e talentuose del panorama musicale italiano. La cantante è anche una DJ e un'attrice. Negli ultimi anni, però, la 44enne ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo delle sette note. Un vero e proprio colpo al cuore per i tanti fan della Cipressi. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero Sire ha spiegato i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi seppur brevemente dalla musica. La sua prima passione, siamo in tanti e si sgomita, io non mi do tutta questa importanza. Ho preso alcune porte in faccia e non sono riuscita a fare qualche Sanremo. A un certo punto ti chiudi a riccio e pensi di prendere un'altra strada. L'ultimo lavoro discografico di Sire è l'album 10 più 10 uscito nel 2017. Nello stesso anno l'ultimo singolo con l'amica Ambra Angiolini dal titolo Io, Te, Francesca e Davide. Sire ha avuto la possibilità di lavorare a teatro con un tributo importante a Gabriella Ferri. Proprio il palcoscenico sembra destinato ad essere il futuro di Cecilia Cipressi, che ha puntualizzato che il teatro richiede una concentrazione diversa e ho riversato lì le mie energie. In questo periodo Sire sta lavorando alla storia del grande Sergio Bardotti, paroliere e produttore morto nel 2007, e ha in mente anche un progetto dedicato alla musica brasiliana. Sire ha poi rimarcato di capire subito quali sono gli artisti creati a tavolino e con poco talento rispetto ad altri che masticano musica da sempre. Della nuova generazione di cantanti Sire apprezza particolarmente Madame, che ha definito una ragazza che si è fatta da sola e che ha tanto da dire. Un prodotto veritiero, ha precisato Sire, a dispetto di tanti altri di plastica. Per quanto riguarda la vita privata, Sire è ancora felicemente legata al produttore discografico Pierpaolo Peroni. La coppia è convolata a nozze nei primi anni 2000. Un matrimonio organizzato in appena un mese, con rito civile, nella campagna di Viterbo. Sire ha avuto dal marito due figli, Alice, nata nel 2001, e Romeo, arrivato nel 2012. Durante l'emergenza coronavirus Sire ha sofferto particolarmente per la primogenita, che è stata costretta a trascorrere quasi due anni della sua adolescenza in casa, senza vivere la vita. Un vero e proprio dramma per tanti ragazzi in tutto il mondo.